La redazione di Intrattenimento Plus vi augura il buongiorno in questo giovedì 16 dicembre e vi dà il benvenuto nella consueta rassegna stampa quotidiana. Giornata di vigilia per i biancocelesti, che domani allo Stadio Olimpico affronteranno il Genoa nella penultima gara di questo 2021. Senza perdere tempo, allora, andiamo a vedere quali sono le notizie principali della mattinata in casa Lazio. 1. Strigliata e scuse. Ancora spazio alla cena di Natale di martedì e al caso dei 7 fuggitivi. Stando al Corriere dello Sport, i 7 protagonisti si sono scusati ieri a Formello. Presenti Sarri e la squadra, ma anche Tare che ha rincarato la dose già somministrata durante la cena da Lotito. Per i 7, più i 2 assenti Murichi e André Anderson, nessuna sanzione prevista, ma c'è tanta amarezza per un gesto considerato da grandi maleducati. 2. Le motivazioni. Ma perché erano assenti Murichi e André Anderson e perché sono andati via Milinkovic, Marusic, Vesic, Felipe Anderson, Radu, Kamenovic e Vavro. Per quanto riguarda gli assenti, come scrive ancora il Corsport, nessuna comunicazione da André Anderson. Murichi, invece, avrebbe avuto problemi familiari, nessuna ragione di mercato all'apparenza, sebbene rimanga in uscita. Per quanto riguarda i fuggitivi, Felipe Anderson e Radu su quest'ultimo non dà certezze il Corsport mentre non ha dubbi il Messaggero avevano ottenuto il permesso. Marusic, così come Vesic e Vavro in macchina con lui, non avrebbe giustificazioni, stessa posizione per Milinkovic e Kamenovic. 3. Il momento delle risposte. È tempo allora di dare risposte, non solo per i 7 più 2 ma per tutta la rosa. Sul piano comportamentale e allo stesso tempo soprattutto su quello del gioco. Come segnala il Messaggero, diversi big sono sul banco degli imputati per un rendimento al di sotto delle aspettative. Non bastano più le dichiarazioni, la fiducia nel progetto va dimostrata sul campo. Chi sembra invece essere sulla giusta strada, almeno sul piano comportamentale, è Luis Alberto. Lo spagnolo non era tra i fuggitivi, ma è rimasto fino alla fine con Immobile, osannato da Lotito alla cena. Presidente e Mago si sono addirittura abbracciati, evento tutt'altro che comune. L'approccio è quello giusto. 4. Rinnovo e mercato. Chiudiamo con il Corsport, che fa il punto sul rinnovo di Sarri e sui progetti per il mercato. Stando al quotidiano romano, Lotito sarebbe pronto a fare un investimento che segnerebbe ulteriormente una svolta epocale. Dai circa 3,3 attuali 3 fissi l'ingaggio di Sarri potrebbe arrivare a una base di 4 milioni più bonus. Alcune clausole andrebbero ancora limate, ma la firma potrebbe addirittura arrivare prima di Natale. Sarri l'ha detto, serviranno diverse sessioni per rinforzare la rosa. Intanto, però, tra gennaio e l'estate con Lotito sarebbero stati concordati addirittura 7 acquisti. Il vice Immobile e un terzino sinistro rimangono le priorità individuate da Sarri per l'inverno, mentre tra le due stagioni sono attesi diversi giocatori. Un portiere o due, dipende da chi è ora in rosa ma anche un centrale, un regista e un ala. La rivoluzione continua.